FX Pro di questa sera, 20 novembre 2017. Io sono Alessandro Bonetti e vi do a tutti il benvenuto. Do a tutti il benvenuto. Volevo solo una piccola conferma rispetto al fatto che mi sentite, che quindi con l'audio ci siamo, che mi vedete e in maniera che poi possiamo iniziare a vedere tutte le cose che sono in programma per questa sera. Ottimo, benissimo. Benissimo, buonasera a tutti, vedo che mi state confermando e salutando tutti, quindi grazie per la conferma e ricambio i saluti a tutti. Cosa andremo a fare sostanzialmente questa sera? Questa sera partiremo prendendo come spunto, buonasera a tutti, prenderemo come spunto la situazione sul dollaro australiano e prendendo come punto di partenza questo. Andremo a toccare diversi argomenti partendo da, come dire, da qualcosa di più facile, di più basico, e poi andremo a salire sempre più di livello nel corso del seminario. Sostanzialmente andremo a fare analisi sul dollaro australiano, e però utilizzando l'analisi anche come spunto per andare a toccare argomenti teorici. Questi argomenti teorici saranno all'inizio molto basilari e appunto nel corso del seminario andremo un pochino ad alzare il livello. Il programma da sera, che appunto, ripeto, e poi partiamo subito, è incentrato sul dollaro australiano, ma andremo a toccare, prenderemo spunti per andare a toccare diversi argomenti. Allora, quelli che abbiamo davanti in questo momento sono, come possiamo vedere, sei grafici sul dollaro australiano. Il dollaro australiano, è una valuta che, se analizzata con ottica di lungo periodo, è una valuta dove, è difficile dire da un punto di vista di politica monetaria, mi viene detto che. Da Filippo che non mi si sente, potete confermarmi per favore che è un problema solamente suo oppure è un problema che non mi sentite tutti? Se per favore mi date una piccola conferma di questo, si sente, mi dicono tutti che si sente benissimo. Ottimo, ok, no, quindi deve essere solamente un problema di Filippo. Ok, grazie mille a tutti. Dicevo che da un punto di vista. Noi sappiamo, bisogna partire da un punto, mettere dei paletti, no? Quando si inizia a fare un'analisi, di un qualsiasi strumento. Nel momento in cui si inizia a fare, analisi del dollaro australiano, essendo questa una valuta, bisogna iniziare a ragionare partendo da un punto di vista del lungo periodo, da quello che è la politica monetaria che viene applicata in quel momento dalla banca centrale. Perché ricordatevi questo, ne abbiamo già credo parlato un pochino la settimana scorsa di questo argomento, più noi andiamo a fare un'analisi di lungo periodo, più quello che noi dobbiamo tenere in considerazione sono i fondamentali, le politiche monetarie e questi fattori. Più andiamo a stringere invece l'orizzonte temporale, invece meno questi fattori contano e contano più fattori, diciamo, tecnici, considerazioni di carattere grafico che di carattere tecnico. Da un punto di vista dell'analisi della politica monetaria, che è quella che conta un pochino di più sul dollaro australiano, come vedremo più avanti, la situazione è una situazione assolutamente di stallo. Questo vuol dire cosa? Vuol dire che la banca centrale australiana si trova in una fase, ed è insieme alla banca centrale neozelandese, in una fase in cui i tassi di interesse, il mercato stima, secondo le indicazioni poi che vengono dati dalla banca centrale, direttamente, che i tassi di interesse rimarranno fermi veramente per molto, molto, molto a lungo. Se noi andiamo, ad esempio, questo è un sito che va a riportare, vedete, le aspettative sui tassi di interesse, possiamo vedere come le percentuali negli ultimi giorni, le percentuali stimate dal mercato, queste sono stime che vengono fatte attraverso l'analisi dei futures sui tassi di interesse, rimangono sempre, vedete, le probabilità di incremento all'1,75% sono sempre 0,00, tutti i giorni sono a zero. Come dire, alla luce di ciò, quindi dove non c'è quindi prospettiva di incremento di tassi di interesse, certamente questo è un qualcosa che non va a aiutare
non va a aiutare la valuta di riferimento. Ed infatti, perché? Perché sappiamo che tassi di interesse in crescita significa sostanzialmente che ci si aspetta che la moneta vada ad apprezzarsi, tassi di interesse invece in diminuzione, o comunque taglio di tassi di interesse, o aspettativa di taglio di tassi di interesse, la teoria vorrebbe che invece la valuta si andasse a deprezzare, comunque certamente non, almeno non, nella teoria non a rafforzarsi. Questa situazione di stallo sul dollaro australiano ha portato le quotazioni dei vari cross, per quelli che abbiamo davanti sono sostanzialmente, a parte il dollaro australiano, poi basso sinistra, tutti i cross. Sappiamo bene la differenza tra cross e cambi, no? I cambi, giusto così per mettere un po' di chiarezza, sono quelli dove c'è il dollaro come una delle due valute. Poi i cambi si dividono a loro volta in due, così prendo spunto anche per spiegarvi questa cosa qui, che comunque è molto facile, siano divisi in due categorie. I cambi in termini, si dice così, in termini americani, dove il dollaro è la prima delle due valute, come ad esempio dollaro yen, dollaro franco, dollaro canadese, tutte quelle col dollaro come prima valuta. Oppure i cambi in termini, si dice, europei. Termini europei non vuol dire che ci sia il dollaro come prima, come l'euro, scusate, per forza, ma semplicemente che il dollaro è la seconda valuta, come ad esempio euro-dollaro, dollaro-australiano-dollaro, anche è un cambio in termini europei. Oppure ci sono poi, quindi questa è la differenza tra cambi, che si divisono in cambi di termini europei e termini americani, oppure quelli che sono invece cross, che sono tutti i tassi di cambio dove non esiste il dollaro né nessuna delle due valute, per semplificare il concetto, come dollaro australiano yen un cross, euro contro dollaro australiano un cross e così via. Adesso questa è una piccola parentesi, però visto che molto spesso, impropriamente, tanti usano sempre il termine cross nel forex per dire cross di qua e cross di là, in realtà il cross è solamente quando non c'è il dollaro come nessuna delle due valute, come adesso vi ho appunto spiegato. Detto questo, quello che volevo dire, introdurre il primo argomento, era prendere dello spunto sostanzialmente dalla situazione presente attualmente sul dollaro australiano, per andare a parlare, iniziare a introdurre un pochino il primo argomento di oggi, che è spiegare un pochino i vari metodi, scusate, di utilizzo delle medie mobili. Questo è il primo argomento di livello facile, come dicevo prima. Passato questo argomento, andremo ad alzare invece un pochino il livello parlando di correlazioni tra strumenti in diversi mercati, come interpretarle, che effetti ci sono e quant'altro, sempre come avendo come base il dollaro australiano per l'appunto. Allora, se noi andiamo a vedere adesso i vari cross o cambi, adesso sapete, vi ho spiegato che differenza c'è tra un cross e un cambio, che vedete sui grafici, vediamo che in tutti i cross che ci sono, ad esempio i tre cross che abbiamo sopra, dollaro australiano yen, euro dollaro australiano contro dollaro neozelandese, in realtà questo è un caso in particolare, adesso vi spiegherò perché, rimaniamo quindi sui primi due qua, vediamo come i primi due in alto a sinistra, vediamo come entrambi siano sotto la loro media mobile. Vediamo che dollaro australiano contro lo yen, quindi questo, si trova in questo momento sotto la media mobile. Se andiamo a vedere, vedete, media mobile in questo caso 200 periodi. Se prendiamo il cross, in questo caso euro contro dollaro australiano, vediamo come invece questo sia sopra la media mobile, vedete? Se prendiamo dollaro australiano contro dollaro, questo è sotto la media mobile. E così via, in maniera uguale, dollaro australiano contro dollaro canadese, anche questo è sotto la sua media mobile. E qui ancora sterlina contro invece dollaro australiano, questo è sopra la media mobile. Se andiamo a vedere, tolto adesso dollaro australiano contro dollaro neozelandese, che vi spiego perché questo è un piccolo, come dire, un piccolo è un caso a parte, fa caso a parte, il dollaro australiano nei confronti di tutte le sue principali controparti valutarie sostanzialmente si trova in una fase di debolezza. Questo noi, da un punto di vista ovviamente tecnico, come possiamo noi stabilire questo? Semplicemente per il fatto che il dollaro australiano si trova nei confronti di tutte le sue principali controparti valutarie
sotto la media mobile, perché quando è prima valuta, quindi quando il numeratore, quindi la prima delle due valute, è sotto, prendi il caso dollaro australiano yen, prendi il caso dollaro nei confronti del dollaro americano, nei confronti del dollaro canadese, mentre quando invece è la seconda delle due valute, come euro, quindi con il denominatore, quindi euro dollaro australiano o sterlina contro dollaro australiano, è sempre sopra la sua media mobile. Quindi noi quello che possiamo vedere come prima indicazione, questo inizio a introdurre l'argomento delle medie mobili, che dando uno sguardo rapidissimo, ma veramente rapido, in un secondo ai grafici che noi abbiamo davanti, possiamo vedere come il dollaro australiano sia una valuta assolutamente in questo momento, una fase di debolezza, quindi tendenzialmente una valuta da vendere. Una valuta in una fase di debolezza è una fase da vendere. Ovviamente spero che sia chiaro per tutti perché il dollaro australiano, euro contro dollaro australiano, essendo questo cross sopra la sua media mobile, rappresenta una fase di debolezza per il dollaro australiano, essendo questa la seconda delle due valute, do per scontato il fatto che si capisca il perché. Se qualcuno non ha capito perché, ovviamente me lo chiede. Gennaro mi chiede se stiamo guardando una media mobile semplice o una media mobile esponenziale. Quella che io utilizzo è una media mobile esponenziale a 200 periodi, vedi qua, esponenziale a 200 periodi. E da qui quindi introduciamo un pochino. Partiamo da quanto indicato, per andare a spiegare un pochino, come primo argomento di livello semplice, poi come ho detto alziamo un po' il livello, i tre utilizzi che si possono fare sostanzialmente delle medie mobili. Il primo utilizzo, l'ho iniziato un pochino già a introdurre, è quello di andare a identificare il trend, nel senso che noi buttiamo un'occhiata al grafico, buttiamo un'occhiata adesso ai sei grafici che abbiamo davanti. Perché questo qua è un po' un caso a parte, dollaro contro australiano contro dollaro neozelandese? Perché dollaro australiano contro dollaro neozelandese è un cross, come abbiamo capito, vi ho spiegato prima cos'è un cross e cos'è un cambio, e che differenza c'è tra un cambio in termini europei e un cambio in termini americani. Questo quindi abbiamo capito che è un cross dove vi è una correlazione tra due valute fortissime, dollaro neozelandese e dollaro australiano, sono due valute che si muovono veramente molto correlate l'una all'altra. Quindi questo è un po' un caso particolare che fa appunto caso 6, non lo consideriamo in quello che stiamo dicendo adesso. Però, tornando, andiamo a vedere i tre utili dell'argomento della serata, andiamo a vedere quali sono i tre utilizzi che possiamo fare sostanzialmente delle medie mobili. Abbiamo iniziato a dire che già dando uno sguardo così possiamo capire che il dollaro australiano in questo momento tende nel lungo periodo, ovviamente, perché qui stiamo guardando una media mobile a 200 periodi sul grafico giornaliero. È una valuta, scusate, che tendenzialmente è preferibile vendere perché si trova in una fase di debolezza, ovviamente. La prima tecnica, modo di utilizzo delle medie mobili, quindi, è proprio quello di andare di identificare i trend. A questo proposito, se noi prendiamo sterlina contro dollaro australiano, questo cross, come riferimento ci spostiamo su 4 ore, possiamo vedere come questo sia un perfetto esempio di utilizzo della media mobile sui trend, nel senso che la media mobile, come dicevo prima, intanto quale media mobile? Rispondiamo subito a questa domanda che mi viene fatta, quale media mobile conviene utilizzare? Allora, le medie mobili ovviamente si può avere la 1, 2, 3, 4, 5, 20, 30, ci sono medie mobili di tutti i tipi, come invece mi chiedeva prima la domanda di prima, era semplice o esponenziale. Iniziamo a fare un po' di pulizia. Allora, tendenzialmente la media mobile che viene più utilizzata, ed è personalmente anche l'unica poi che io utilizzo, è la esponenziale a 200 periodi. Comunque, c'è qualcuno che utilizza semplice, comunque sicuramente a 200 periodi. Volendo avere lo stesso tipo di analisi, però su orizzonti temporali più brevi, allora a quel punto ci si può spostare, o se non altro spesso si usa fare così, sulla media mobile a 21 periodi. Quindi tendenzialmente le più usate, ma sono la 200 e la 21. In particolare la 200 è in assoluto, ma proprio questo in super assoluto, la media mobile più usata, ancora più della 21. La 200 è proprio chiunque la usa la 200,
La 200, per capire, la 21 è comunque viene utilizzata magari da chi più fa trading a un livello tecnico, no? La media mobile a 200 periodi invece viene utilizzata anche chi fa trading non basandosi su fattori tecnici, è proprio un riferimento, possiamo quasi dire, universale la media mobile a 200 periodi. Arrivando a un livello invece di trading più a livello grafico che a livello tecnico, la 21 è estremamente utilizzata. Quindi, tornando a quello che si stava dicendo, il primo metodo di utilizzo, il primo modo di utilizzo di una media mobile è quello di identificazione del trend. E in questo caso, secondo questo scopo, no, di identificazione del trend, è molto utile l'utilizzo della media mobile come strumento di supporto o di resistenza, perché dobbiamo sapere che quando i trend sono in atto, quindi come questo qua che vediamo è perfettamente identificabile, no? Cioè, di questo tipo, come un movimento rialzista, almeno fino adesso è stato così, poi quello che sarà fino avanti è più difficile stabilirlo, ma quello che fino adesso è stato così è certamente stato un trend rialzista. In queste fasi di trend rialzista bisogna sapere che il mercato tendenzialmente, gli operatori tendenzialmente prendono come riferimento per le loro ingressi a mercato in trend proprio il ritorno della media, scusate, il ritorno del prezzo intorno alla sua media. Quindi cosa vuol dire? Che nel momento in cui la quotazione fa un allungo, ci si aspetta che ad un certo punto si vada a riallineare la sua media dei prezzi e l'area intorno alla media è sempre identificata come un'area di prezzo dove ritornare dentro al mercato nella direzione del trend principale. Stessa cosa, vedete? L'area di prezzo intorno alla media è sempre identificata come una buona area di prezzo per comprare. Quindi, per chi vuole lavorare in trend, una volta identificato un trend, viene consigliato solitamente, così comunque quello che solitamente si fa, di non. Ecco, ad esempio, qui si vede molto bene che c'è un trend rialzista. Adesso ci si può lavorare in trend in due maniere, sostanzialmente. O attraverso le rotture, quindi, non so, ad esempio, comprare la rottura di questo massimo, comprare la rottura di questo massimo, comprare la rottura di questo massimo, o così via, oppure sui ritracciamenti. Per comprare sui ritracciamenti, indubbiamente una buona zona d'acquisto è sempre quella del test intorno alla media. Quindi in questo caso, aspettare che la quotazione torni intorno alla media e ricomprare, quello è abbastanza un grande classico. Proprio per il fatto che tanti operatori utilizzano questo metodo, perché comunque è un riferimento grafico interessante, no? L'utilizzo della media mobile per entrare nei trend, il fatto che l'area di prezzo intorno alla media venga sempre tenuta sotto grande osservazione come punto di ingresso in acquisto o in vendita, nei trend ovviamente ribassisti, fa sì che intorno a questi livelli di prezzo molto spesso si vadano a creare fasi di punti di aree, chiamiamole così, di supporto nei trend rialzisti, come in questo caso, si è creato un supporto, qui si è creato un supporto e così via, o di resistenza invece nei casi di trend ribassisti. Quindi questo è il primo modo di utilizzo della media, che certamente è piuttosto sensato. Quindi gli dico, se voi volete fare trading su uno strumento, che sia un cambio valutario, un titolo azionario, una commodities, qualsiasi cosa, avete un'idea di un trend nelle settimane scorse, o comunque voi sapete, lasciamo stare per qualsiasi cosa, per qualsiasi modo, ogni tanto abbiamo parlato di Cote Report, ogni tanto, o anche comunque per qualsiasi altro motivo, voi avete l'idea di un trend principale e volete allinearvi a quel trend principale, certamente il fatto di entrare al mercato quando il prezzo, come potrebbe essere in questo caso qui, torna a ritestare la sua media, è certamente un livello di prezzo piuttosto sensato per farlo. O al contrario, ovviamente, quando si parla di ingressi invece short, si parla invece di media che fa la resistenza, ovviamente. Ho una domanda, la media 200 si usa solo sul giornaliero H4? Assolutamente, assolutamente no. Cioè, tu questo tipo di considerazioni puoi farle anche a livello intraday. Cioè, se tu dici c'è un trend intraday ben definito, che oggi il mercato sta salendo,
Qui è un po' sporco il grafico, però tu qua siamo sui 15 minuti, ad esempio, qui tu ritieni che la giornata di domani è nata bene, rialzista e quant'altro, e vuoi andare a identificare un punto dove metterti nel trend della giornata, certamente lo stesso ragionamento che abbiamo fatto adesso tu puoi farlo anche sui 5 minuti, sui 20, sui 30 o un'ora, o qualsiasi time frame temporale. Ovviamente devi sempre sapere che più tu vai giù col time frame, più aumenterai la frequenza dei tuoi segnali e più questi saranno anche meno affidabili. Quindi devi farti anche aiutare magari da altri strumenti. Ricordatevi sempre questo: qualsiasi indicazione di natura tecnica, più viene fatta su un time frame temporale basso, maggiore sarà il numero di segnali che ti offrirà. Però allo stesso tempo sarà anche meno affidabile, quindi magari richiederà più attenzione, più filtri, più cautela, ovviamente, perché se cresce il numero di segnali, però cresce anche il numero di falsi segnali, è bene riuscire a filtrarli il più possibile questi falsi segnali. Le opzioni su AUD ci possono aiutare, mi viene chiesto, certamente l'utilizzo delle opzioni, quindi in questo caso è FXA, che sarà magari un argomento che poi guarderemo più avanti, come ETF oppure del futures sul dollaro australiano, possono aiutare, c'è da dire che non sono molto trattate le opzioni su questa valuta, quindi possono aiutare, ma certamente non lo aiuteranno sempre. Quindi questo. Seconda cosa, adesso non voglio rimanere troppo, se non finiamo, sono Gian sulla domanda opzioni, non ho capito cosa intendi dire questo, Gianfranco, se me lo spieghi meglio. E secondo metodo di utilizzo, così acceleriamo un po' il discorso medie mobili e poi andiamo a vedere qualcosa di chiudiamo con qualcosa di più complesso, diciamo, di difficoltà di analisi, ci sposteremo su un'analisi di correlazioni con altri strumenti, con petrolio, eccetera. Il secondo metodo di utilizzo è invece non da un punto di vista del trend, come abbiamo fatto adesso, ma da un punto di vista, ecco ad esempio qua io ho aperto il grafico euro-dollaro un'ora, e vedete come qui c'è stato un movimento rialzista, vedete dove gli operatori sono tornati a comprare, sono ritornati a comprare proprio nel momento in cui la quotazione ha toccato la propria media. Quindi questo casualmente è un esempio anche piuttosto pulito di quello che si dice. Comunque il secondo metodo invece di utilizzo dei dati della media mobile è invece non più tanto per il trend, quanto per la volatilità. Cosa vuol dire questo? Cioè, questo vuol dire che la media mobile, però in questo caso invece la media mobile che bisogna utilizzare proprio solo su 200 periodi, perché la media mobile a 200 periodi possiamo andare a identificarla come, che poi è quello proprio di fatto, come l'andamento del prezzo sostanzialmente, però pulito di tutti gli strappi di volatilità che contraddistinguono invece l'andamento della quotazione, cioè questi strappi al ribasso, questo strappo al rialzo, questo strappo in giù, questo strappo in su, questo nuovo strappo in giù. Vedete come il prezzo è molto seghettato come grafico, no? Però alla fine torna sempre ovviamente ad allinearsi a quello che è l'andamento della sua media. Quindi l'andamento della media può anche essere semplicemente interpretato come l'andamento del prezzo senza tutti questi strappi che ci sono nel prezzo e al rialzo o al ribasso. Allora a quel punto, visto che tendenzialmente la media mobile è uno strumento intorno al quale il prezzo tende a riallinearsi, soprattutto poi nel lungo periodo, in statistica viene detto che è uno strumento di central tendency, perché il prezzo poi i dati tendono a concentrarsi intorno alla media, ovviamente. Cosa possiamo dire? Che secondo questa logica, noi dobbiamo andare a sapere che ogni qualvolta la quotazione, ad esempio, si allontana, adesso stiamo analizzando il grafico euro-dollaro giornaliero per parlare di questo perché si presta particolarmente bene, ogni qualvolta la quotazione si allontana rispetto all'andamento della media, vediamo ad esempio qui che dal picco, no? Allenata di 780 punti, lo vedete, no? Dal misuratore di pips. Se
Si allontana, ovviamente questo voi dovete verificarlo, poi dovete fare questo tipo di considerazioni strumento su strumento, però parlando di euro-dollaro, ogni qualvolta voi vedete il cambio euro-dollaro si allontana dalla propria media di 500-600 punti su base giornaliera, dovete sapere che magari si può anche, perché ovviamente si può anche allontanare quelli di 2000 pip, questo indubbiamente, però voi dovete sapere che nel momento in cui si allontana, si distacca il prezzo di 500-700 punti dalla sua quotazione, significa che comunque la volatilità del cambio è arrivata ad essere piuttosto tesa rispetto alla propria media, e di conseguenza quello che ci si può aspettare è di rivedere la quotazione, tornare a riallinearsi i propri prezzi. Qui come bisogna andare a agire, qui è un pochino più delicato come discorso, bisogna avere magari un pochino più di esperienza. Però ogni qualvolta la quotazione si allontana, voi vedete che l'elastico rispetto alla me su media 200 si allontana molto, tendenzialmente sappiate che può essere, fate proprio così, può essere molto interessante andare a vedere se sul prezzo, sul grafico, si vanno a disegnare dei modelli operativi di, in questo caso, visto che stiamo guardando un distaccamento al rialzo, di inversione ribassista, nel caso fossimo al basso invece in versione rialzista, per andare poi a riallinearsi alla propria media. Ogni posizione di questo tipo ovviamente può avere come target il riallineamento alla media mobile. In particolare sul cambio euro-dollaro questo ragionamento può essere molto interessante ogni qualvolta la quotazione vada a superare i 1000 punti di distaccamento, cioè quando la quotazione va in extra volatilità e supera i 1000 punti di distaccamento, sappiate che lì può essere molto interessante andare a vedere di cercare delle operazioni per andare a riallineare la quotazione alla propria media e cercare di riportare poi quindi la quotazione da riallinearsi alla propria media. Quindi questo è il secondo metodo di utilizzo delle medie mobili, che non è più basato sui trend, ma è basato solo sulla volatilità. Mi viene chiesto se il webinar di questa sera verrà registrato, assolutamente sì, verrà registrato, e se poi andrai in YouTube e scrivi FX Pro, troverai, c'è una playlist che si chiama Italian Webinar e troverai dentro anche questo webinar. Ho un'altra domanda, quindi grazie per esserci stato fino adesso e poi guardi la registrazione con calma. Come posso controllare attraverso un'analisi quantitativa, visto che le opzioni non danno una visione d'insieme? Questa me la devi spiegare un po' meglio, Gianfranco, in che senso non ti danno una visione d'insieme? Ok, l'ultimo metodo è un metodo. Questi due metodi che abbiamo visto sono metodi che io comunque ovviamente vanno più approfonditi, adesso li sto solo illustrando, però sono due metodi di utilizzo delle medie mobili che io utilizzo praticamente giornalmente nelle mie analisi, queste che abbiamo visto. Il terzo invece è molto comune, io ho una cosa che però assolutamente non utilizzo, però ci sarà chi riesce a lavorare assolutamente molto bene anche in questa maniera, io personalmente faccio fatica, ho sempre fatto fatica a tirarci fuori qualcosa, però è poi attraverso l'incrocio delle medie mobili. Adesso lo faccio vedere molto velocemente questo, dico tre cose su questa cosa e poi passiamo al prossimo argomento, portandolo su un livello un pochino più complesso. L'incrocio delle medie mobili, semplicemente, si tratta di andare a mettere due medie mobili sul grafico con diverse velocità e andare a sfruttare gli incroci tra questi, dove molto banalmente gli incroci al rialzo sono punti di acquisto e gli incroci al ribasso sono punti di vendita. Io faccio molta fatica a lavorare con questo metodo che si trova molto diffusamente. Si trova molto materiale in input su queste cose qua, io faccio molta fatica a lavorarci perché ci sono molti ritardi nei segnali operativi e più che altro le fasi di lateralità tendono a crearti molti, molti danni. Però ve lo riporto, provate a approfondirlo se ne siete interessati, perché comunque può essere uno spunto in più. Non è il caso, mi viene chiesto di usare qualche altro filtro oltre le medie. Guarda, Donato, indubbiamente aggiungere filtri è un'arma a doppio taglio, perché io non sono un
trader che crede molto negli strumenti tecnici. Quindi se tu mi dici mettiamo tanti strumenti tecnici, io ti dico la mia risposta, ti dico ci complichiamo solo la vita. Penso che sia importante avere pulizia, ordine e non tanta confusione sul grafico. Se poi mi dici mettiamoci un altro filtro, uno o due filtri, ti posso dire magari anche di sì. Però non andiamo a complicarci troppo la vita. Gianfranco, vedo che mi stai facendo delle domande sulle opzioni su FXA. Ti scrivo la mia email qua e ti chiedo di mandarmele, te le scrivo qua nella chat, di mandarmele sulla mia email, perché non è che non voglio risponderti, è che visto che manca un quarto d'ora alla fine, se mi metto a rispondere a questo, parliamo solo delle opzioni sul dollaro australiano e usciamo un po' da. Concentriamo un po' troppo il tema lì. Sono molto contento di risponderti, però ti scrivo, e qua l'ho inviata a tutti, la mia email in chat. No, no, non è assolutamente un problema, Gianfranco. Ti ho scritto la mia email, e tu scrivimi, che sarò molto. Riscrivimi queste domande che mi hai fatto sull'email, e sarò molto contento di risponderti. Quindi non è nessun problema che me le hai fatte, solo che ti sto spiegando perché non ti rispondo adesso e perché preferisco che me le scrivi in chat. Ok, quindi scusate, in email, sulla mail. Quindi questo è per dare uno sguardo al discorso delle opzioni. Un'altra cosa da tenere, scusate le opzioni della media mobile, una cosa da tenere per le quali, quindi possiamo da un primo sguardo, no? E quindi torniamo un po' all'analisi del dollaro australiano rispetto alle considerazioni che abbiamo fatto adesso sulle medie mobili, quello che si può tornare a rivedere è che il dollaro australiano sostanzialmente possiamo vedere che è sotto la media mobile o sopra nel caso sia invece la seconda valuta del cambio o del cross valutario su tutti i grafici che abbiamo sul monitor. Questa è la prima indicazione che ci indica che in questo momento, se non altro, l'ultima fase di l'ultimo periodo registrato, indubbiamente non è stato un qualcosa di una fase particolarmente positiva per questa valuta. Per questa valuta, e qui introduco il secondo argomento, adesso devo accelerare un pochino, aumentare un pochino la velocità, per questa valuta va però tenuto in considerazione nell'analisi, soprattutto un pochino più del lungo periodo, un altro fattore, cioè il fattore che è l'elemento che il dollaro australiano insieme a altre valute, in realtà come possono essere il dollaro canadese, il peso messicano, il dollaro neozelandese, appunto, sono tutte valute che rientrano in una categoria chiamata commodity currencies, cioè sono delle valute che hanno un livello di correlazione con determinate commodities particolarmente alto. Nel caso del dollaro australiano, come in realtà nel caso anche di tante altre valute, una delle commodities da tenere più monitorato è il petrolio. Questo perché? Cosa vuol dire commodity currencies? Commodity currencies è sostanzialmente, come ho detto, rappresenta quando la presenza di una correlazione molto forte tra questi due strumenti, la valuta di riferimento e la commodity. Nel caso, perché questo succede? Prendiamo ad esempio il fatto del dollaro australiano col petrolio. Semplificando un po' il concetto per renderlo più comprensibile possibile, ma alla fine stringe il succo è quello. Come mai ciò accade? Molto semplicemente per il fatto che, prendiamo, se un'economia, faccio un esempio appunto banalizzando un po' il discorso, però il succo è quello, come ho detto. Se un'economia, come ad esempio prendiamo l'economia australiana o anche l'economia messicana, come dicevo prima, è molto esposta, è particolarmente esposta verso una commodities, perché attraverso la vendita di quella commodity, di quel bene, trae un buon profitto, ovviamente nel momento in cui il prezzo di quella commodity va a diminuire, in questo caso il prezzo del petrolio va a diminuire, fa sì cosa che quell'economia, quel paese, dalla vendita di quella commodity trarrà meno profitto. Questa ovviamente è una notizia negativa per l'economia, perché se tu trai meno profitto da qualcosa che vendi molto, è una cosa negativa per te. E di conseguenza succede cosa? Che la valuta di riferimento di quell'economia va a deprezzarsi. Questo è un po' il meccanismo del commodity currency, spiegato in maniera molto banale, però per andare come dire, a renderlo il più comprensibile possibile.
Nel caso del dollaro australiano, soprattutto poi ci sono altre valute che sono ancora molto di più correlate, ancora molto più sensibili, però certamente l'andamento del petrolio ha il suo peso. Quindi andare a fare analisi sul dollaro australiano di lungo periodo senza andare a prendere in considerazione quello che può essere l'andamento del petrolio nel lungo periodo è certamente un'analisi che è carente di un qualcosa di molto forte, perché non prende in considerazione qualcosa che va a influenzare molto fortemente l'andamento di quello strumento. Quindi, se noi vogliamo andare a aggiungere qualche elemento alle considerazioni che abbiamo fatto, che finora sono molto basilari, ci siamo solo limitati a constatare il fatto che il dollaro australiano sia in una fase di prezzi sotto la sua media nel lungo periodo nei confronti di tutte le altre valute, ci siamo limitati a dire questo, insomma, non è che abbiamo fatto molto altro, anzi, nient'altro. Quindi andare a mettere un tassello rispetto a quello che è la quotazione del dollaro australiano, del petrolio, è certamente qualcosa di molto importante. Per farlo, del petrolio, scusate, per farlo andiamo a fare due tipi di considerazioni sul petrolio. La prima è da un punto di vista il posizionamento dei grandi operatori, cioè gli operatori istituzionali e le loro posizioni che vengono registrate in quello che si chiama il COT report, cioè il COT report che va a prendere riferimento, un report che prende a riferimento il posizionamento dei grandi operatori sui vari strumenti in particolare. Quindi abbiamo una parte di quelli su cui è disponibile questo report, andando nelle classi energetici, nel campo in particolare COT report. Possiamo andare a vedere, qua stringo un pochino lo zoom, il posizionamento dei grandi operatori su questo strumento. Molto rapidamente vediamo tre linee che rappresentano sostanzialmente l'andamento dei commercial trader, dei non commercial trader e dei non reportable position. Ti rispondo subito a Gennaro, ti rispondo finisco questo e ti rispondo. Quindi adesso quello che noi possiamo vedere qui sono le net position, cioè il numero di contratti long meno il numero di contratti short di queste tre categorie, di cui queste due sono due categorie dei grandi operatori e questa invece è la categoria rappresentante i piccoli trader o comunque i trader non abbastanza grandi da essere registrati dalla CFTC americana. Quindi attraverso i dati del COT report, come detto, abbiamo la bilancia di quanti contratti sono in long e quanti contratti sono in short per ogni categoria di mercato, dove, come ho detto, non reportable position sono i piccoli operatori, non commercial trader sono invece i grandi speculatori, quindi grandi fondi, grandi banchi, grandi gestori, eccetera. Commercial trader sono invece le società che sono impegnate, sono coinvolte su quel bene direttamente per i loro scopi commerciali, che quindi non vanno al mercato per andare a speculare. Però la cosa molto interessante di questo report è che si può proprio vedere appunto il posizionamento dei grandi operatori su quello strumento. Se andiamo a vedere, possiamo vedere come il posizionamento dei non commercial trader in questo momento sia in una fase che non è mai stata così, che non è mai stata così rialzista. Allo stesso modo, o per meglio dire al contrario, il posizionamento dei non commercial trader si trova in una fase dove loro non sono mai stati così esposti verso la vendita di petrolio. Quando si crea una fase di questo tipo, senza adesso entrare nello specifico del perché, del per come, perché non abbiamo neanche il tempo questa sera, però quando si entra in una fase di questo tipo, si è in una fase in cui le possibilità di inversione da movimento rialzista, che è quello che si è registrato sul grafico nell'ultimo periodo, a movimento ribassista tendono ad aumentare. Cioè, in questa fase, con un orizzonte temporale non di una giornata, sottolineo bene questa cosa qui, è molto importante, cioè non vuol dire che domani debba crollare il prezzo, ma con un orizzonte temporale un pochino più lungo, l'informazione che abbiamo è che le possibilità di, mettiamola così, le possibilità di continuazione di questo movimento rialzista che abbiamo visto, questo, ok, lo metto sul grafico giornaliero,
quindi le possibilità di continuazione di questo movimento rialzista, che è iniziato alla fine, all'inizio del 2016, quindi sono quasi 2 anni che è in corso questo movimento, perché siamo partiti da sotto i $30 e adesso siamo quasi a 60, quindi insomma c'è stato un apprezzamento pesante in termini percentuali di queste commodities negli ultimi 2 anni. In tutto questo tempo, cosa è successo? Che il numero di contratti long dei non commercial trader, che quelli che prendiamo a riferimento, è aumentato, 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 è sempre più aumentato, fino a che è arrivato in una fase di assolutamente, assolutamente sbilanciamento netto, eccoci qua, così fatto un po' di pulizia, sbilanciamento netto verso l'acquisto. Quindi qua cosa vuol dire? Che se sul punto zero vuol dire che il 50% degli operatori sono long e il 50% sono short, o se non altri contratti che questi hanno in portafoglio, ad un livello di sbilanciamento così elevato verso il long, significa che non è più una percentuale di 50-50, ma una percentuale in cui praticamente tutti, probabilmente 90-80%, non so che numeri, in realtà qua possiamo anche vederlo, no? Vedete? Beh, qui però dobbiamo vedere in termini storici, dobbiamo vedere rispetto al passato, quindi facciamo anche così, così allunghiamo ancora di più, vedete? Come neanche, la cosa che conta veramente è questa, neanche in questa fase qui, in cui il prezzo del petrolio era, vedete, sui $100, eravamo in una fase in cui il mercato stava comprando così, così forte. Cioè, con il prezzo del petrolio a $100, il mercato non era così esposto in long come lo è in questo momento, che siamo invece poco sopra i 50. Quindi questo ci fa capire come ci sia il rischio che il mercato si sia assolutamente sovraesposto in long, e comunque come il mercato sia diventi sempre più difficile che trovi dei motivi, possa trovare dei motivi per continuare a aumentare le sue posizioni rialziste. Questo perché? Perché se nel passato, voi, qui abbiamo proprio il polso della questione, non ha mai trovato un motivo per comprare in maniera così aggressiva, adesso sarebbe interessante capire perché sta trovando così interessante comprare ad un livello così, così forte, così deciso, così aggressivo. Quindi la possibilità di continuazione, la possibilità di vedere questo grafico continuare a salire nei prossimi mesi è abbastanza, più questo aumenta, più va a diminuire. Invece va sempre più a aumentare questa possibilità che le posizioni iniziano ad essere chiuse. Ovviamente le posizioni che vengono chiuse, le posizioni long che vengono chiuse, corrispondono a delle vendite. E delle vendite ovviamente poi corrispondono anche alle possibilità che, se prospettiamo la possibilità di vedere aumentare le vendite sul mercato, come ho spiegato per adesso, ovviamente diminuiscono le possibilità di vedere continuare a salire sempre più nei mesi prossimi, quindi non vuol dire domani, ma vuol dire nel corso del primo trimestre del 2018, di vedere continuare a salire il prezzo del petrolio. Ovviamente per un discorso di correlazione tra petrolio, con il motivo che ho spiegato prima, e dollaro australiano, il fatto che il petrolio non abbia, come dire, non offra spunti particolarmente rialzisti per i prossimi 3, 4, 5, 6 mesi a venire, è un qualcosa che non gioca certamente a favore del dollaro australiano, essendo la quotazione del dollaro australiano legata a questa commodities, quindi legata appunto al petrolio. Quindi queste sono tutte cose da mettere insieme. Adesso, per questa sera siamo arrivati al termine del nostro tempo. Ho qualche domanda, come ad esempio quella di Gianfranco, ma anche altre, ai quali non sono riuscito a rispondere, e vi chiedo gentilmente se potete mandarmene all'indirizzo email che vi ho mandato, e sarò felice di rispondervi. Per quello che riguarda la parte invece di mercati azionari che oggi non siamo riusciti a trattare, certamente andremo a parlarne la settimana prossima. Quindi vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a lunedì prossimo, col prossimo appuntamento di questo ciclo di seminari. Mi raccomando, per qualsiasi cosa contattatemi sulla mail. Vi ringrazio a tutti per l'attenzione e appuntamento a lunedì prossimo. Grazie a tutti e ciao, grazie a tutti, grazie, mi state scrivendo per i complimenti, grazie a tutti e ancora lunedì, grazie.